è stato un momento di... Perfetto, ciao cari amici di Poliradio, siamo qui con Margherita Vicario. E hai appena finito di suonare, tra l'altro, com'è andata questa data estiva? È andata bene, mai suonato proprio così vicino al mare, mi è capitato di suonare al mare, ma proprio con la gente in costume. No, è stato molto figo perché ho portato un live molto intimo e quindi era perfetto per la situazione. All'inizio era un po' tesa, poi la seconda metà me la sono goduta molto. Allora, tu sei un artista a tutto tondo in realtà, perché non sei soltanto una musicista ma sei anche un'attrice. Come vedi il tuo essere entrambe? Influenza, non influenza il tuo lato musicale? Sì, assolutamente. Quando scrivo le canzoni, per esempio, la prima cosa che mi viene in mente è di vederle. Al momento in cui le scrivo, le vedo prima di sentirle, non so come dire. Sì. Mi vedo qualcuno che le canta, che magari non sono io, mi vedo dei protagonisti. Tu tra l'altro sei una cantautrice, com'è essere una cantautrice, tra l'altro donna, perché è un mestiere che è tipicamente maschile qui in Italia, tra l'altro, e nella scena musicale italiana attuale, dove c'è questa esplosione dell'hip hop, che però non è cantautorato, però tu sei una... cioè, c'è un po' questo limbo vivente. Adesso mi sto, diciamo, evolvendo anch'io, perché io tutto sono tranne che indie, anche se poi magari mi ci casco da sola, però come tipo di scrittura, sentimento, anche. Che bisogna un po' essere sicuri di sé. Ce ne sono pochissime di ragazze che scrivono. O magari ci sono, ma vengono ascoltate un po' con l'orecchio sinistro, sì. E invece hanno grande successo nuovi artisti, di cui alcuni sono anche molto bravi e se lo meritano, però appunto è come se la tendenza fosse quella del ragazzo un po' distrutto. E invece a me piace molto portare elementi diversi, che forse sono anche più femminili, quindi un po' di dolcezza, perché un po' di libertà nel senso di canzoni con le strutture un po' folli, e un po' di femminilità anche, quindi di sensualità, cioè sensualità adesso non esageriamo, però nelle prossime canzoni sì. Tra l'altro sei una figlia d'arte, perché tua mamma, tuo nonno fanno tutti parte del mondo del cinema, il recitativo. Guardi a quel pianeta un po' come un mestiere di famiglia? Sì, sicuramente mi ha molto influenzato, però nessuno della mia famiglia ha mai fatto musica. Quello batto un terreno abbastanza sconosciuto e faccio abbastanza di testa mia. Però sì, so cosa vuol dire raccontare qualcosa, quindi ci provo a modo mio. Come è stato lavorare con Woody Allen? È abbastanza figo, nel senso, io poi sono abbastanza abituata a conoscere magari anche, non so, degli attori, perché magari ci lavoro, anche persone che dice oddio quello è pazzesco, poi quando lo conosci sì, sarà un grande artista, ma poi un grande attore, una cosa, però poi lo conosci e non è che ti devi, poi perché ci devi avere più, a che fare, esatto. Non è che ti puoi inibire perché quello è un grande. Woody Allen era molto stanco perché giravamo ad agosto, non è la prima volta che lo dico, è stato come essere accanto a un Simpson, cioè uno che non credevi fosse in carne ed ossa. A proposito di sentimenti, il tuo album musical, esatto, è stato candidato al premio Tenco. Sì, è stata nella prima selezione, sì. Non ho vinto niente del premio, però comunque è stata nella rosa dei candidati. È un grosso riconoscimento. Sì, sì. Come ti vedi tra 4-5 anni musicalmente parlando? Spero di, con il prossimo album, trovare proprio uno spazio e di essere molto forte in quello che propongo, forte tecnicamente, musicalmente. Ora sono appena entrata nella IRRI, quindi l'idea di avere un'etichetta che è così figa, cioè mi dà sicurezza, perché se uno ha una squadra riesce a lavorare meglio. Prima ti ho visto suonare con la chitarra. Sì. Se la potessi personificare e renderla umana, che sentimenti vorresti darle? Tipo la tua migliore amica, una sorella, qualcuno con cui passeresti il resto della tua vita? Più tipo una nonna, da cui mi aspetto che arrivino cose che mi possono fare bene. Quindi mi metto lì a raccontarle delle cose e lei mi risponde bene, diciamo, mi dà grinta. Da come parli, la musica è come se fosse più la tua valvola di sfogo che il tuo mestiere. Vedi più l'essere l'attrice un lavoro piuttosto che magari essere... No, devo ammettere che fare l'attrice, e per fortuna continuo a farlo con costanza. Con costanza, che già per essere già gli attori è difficile. Quello mi ha sempre dato da vivere, cioè ci pago l'affitto e ci pago le bollette.
e magari faccio cose belle, meno belle, interessanti, più commerciali. Voglio assolutamente che la musica diventi un mestiere, però non mi piacerebbe scegliere tra le due. Bisogna vedere quale delle due va bene. Sono sicura che mentre nel mondo della recitazione è un po' a fortuna, nella musica se ti impegni puoi anche poi riuscire a vivere di quello, quindi è abbastanza nei miei programmi. Nella rosa di tutti gli artisti esistenti ed esistiti, con chi vorresti duettare? Chi proprio diresti, oh mio Dio, assolutamente, ma da Mozart a Beyoncé? Con Fiona Apple, è un'artista stupenda americana. Mi piacerebbe anche solo farle sentire qualcosa e vedere come rispondere. Sei una figlia d'arte e sei una grande artista. Se non fossi stata in un certo senso indirizzata in questo ambiente, cosa pensi che saresti finita a fare? Ma diciamo, finito il liceo, a parte sì, non è che mi hanno proprio indirizzato. Prima di entrare nell'accademia, perché ho fatto l'Accademia d'Arte Drammatica, e prima di entrare all'Accademia ho fatto l'esame d'ammissione, ho detto se non mi prendono in Accademia faccio filologia classica, quindi avrei fatto lettere antiche. Mi sarei messa a insegnare latino e greco, che era la mia passione. Una mancata professoressa. Esatto. Stai scrivendo un nuovo disco. Sì. Di che cosa parla? Una piccola anticipazione? Beh, parla cosa di... ti ha ispirato? Beh, mi ha ispirato molto la scena contemporanea, quello anche che sta succedendo nel mondo della musica, quindi questo successo della trap, che però c'ha questi messaggi abbastanza nocivi, per quanto poi uno che ce la fa è sempre forma di ispirazione per gli altri, cioè uno che comunque riesce a buttare fuori le sue cose. Ispirazione sono sia le mie storie d'amore, più che altro quelle, le mie, poi una. E poi appunto un po' quello che mi circonda, sia nella musica che tra, sai, i miei cugini adolescenti, insomma come si muovono le cose tra esseri umani, quella è sempre la mia... ispirazione, appunto. Allora io ti ringrazio, sei stata super carina, un saluto a Poliradio. Ciao Poliradio! Ti lascio andare a fare il tuo bagno che...